stanno vivendo una vera e propria metamorfosi, arrivano dei cambiamenti importantissimi. Già il sole nel segno dell'Ariete ha portato una ventata di ottimismo, di progettualità anche per quanto riguarda il vostro lavoro. Adesso Mercurio porta le idee, porta la capacità di trovare le soluzioni giuste per mettere in pratica, no, quello che voi sentite dentro, questo bisogno anche di successo, perché no? Come ottenere il successo? Ve lo dirà Mercurio in questi giorni in transito nel segno dell'Ariete, un segno che ha a che fare anche con la voglia di apprendere, perché vi dà l'opportunità di fare delle esperienze oppure di riaprire, non so, dei libri, fare un corso di aggiornamento, cercare magari di ottenere quelle conoscenze, di così venire in possesso di quelle nozioni necessarie per mettere in pratica un'idea che voi avete in mente, in testa. Certo, per quanto riguarda l'amore, ancora è un momento piuttosto turbolento, questo dobbiamo dire, ma in questo periodo forse sarebbe il caso di puntare molto più decisamente sul lavoro che offre chance migliori. Andiamo al segno della Vergine. Per voi amici della Vergine,